Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi, come avrete letto dal titolo, vi presenterò come ogni mese i preferiti del mese. Oggi parliamo dei preferiti di aprile, quindi come ogni preferito del mese iniziamo con la musica del mese. In particolare questo mese ho ascoltato due canzoni. La prima è Buongiorno di Johnny Scandal. Buongiorno a te. Invece l'altra canzone è di Shawn Mendes e si chiama There's Nothing Holding Me Back. Io di inglese non ho una pronuncia bellissima, eccezionale, però insomma lo faccio sentire e faccio prima. Film del mese invece è Segnali del futuro. L'hanno fatto su Rai 4, non era la prima volta che lo guardavo, ma cioè, l'ho guardato anche tantissime altre volte. Consiglio a tutti perché è una storia bella, non è molto difficile da capire, però è molto molto bella. Io la consiglio a tutti, quindi andate a vedere. La serie TV del mese è 13 Reasons Why, ovvero 13 in Italia. Io questa serie TV l'ho finita in 2 giorni, non vi sto scherzando, non avevo più vita sociale, guardavo solo 13. Questa serie TV parla di bullismo verso una ragazza, non voglio spoilerare nulla, quindi mi trattengo. E parla di 13 cassette, che sono le 13 ragioni perché questa ragazza si è comunque uccisa. E non dico più nulla, perché sennò io so che spoilerò e mi sto zitta. Chiudiamo qua la parentesi. Se volete un video apposito per 13 Reasons Why, me lo scrivete qui sotto. Make-up del mese. Allora, il make-up del mese è stato molto semplice, come l'altro mese, d'altronde, perché non mi sono truccata tanto. Se mi sono truccata, mi sono truccata così, cioè proprio scialla. Ho ragione che adesso le temperature si alzano, viene l'estate, quindi mi trucco sempre di meno. Il libro di questo mese è La distanza tra me e te di Lucrezia Scali. Allora, io ve lo consiglio tantissimo, io sono arrivata quasi alla fine della storia. Parla di appunto d'amore, quindi non voglio spoilerare anche qui nulla, quindi mi blocco immediatamente, però davvero se lo trovate in libreria, compratelo perché è meraviglioso. Quindi questo è il libro del mese, insomma. La cover del mese è questa, è semplice, è nera, anche perché non lo so, questo mese ho utilizzato la cover dell'Adidas e questa cover, però questa l'ho utilizzata di più. E niente ragazzi, quindi la cover era l'ultimo punto di questa, della scaletta dei preferiti del mese. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così mettete un mi piace e commentate se anche voi avete utilizzato qualcosa che vi ho fatto vedere, oppure ditemi qual è la vostra cover del mese, le vostre canzoni, il vostro libro, serie TV. E appunto commentate se volete un video apposito per 13 Reasons Why. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, vi mando un bacio. E alla prossima. Ciao!